diventata ormai una cosa abituale. Ogni qualvolta ci si trova al mare, sia d'estate che d'inverno, di vedere moltissimi pescatori dilettanti all'opera sui moli o sugli scogli. E non ci si farebbe più caso se non si fosse stimolati dalla curiosità di vedere quanto e quale pesce sono riusciti a pescare prima del nostro arrivo. Quando ci soffermiamo incuriositi e con una certa invidia, il tempo scorre veloce, tanto veloce, al punto che non ci si accorge di passare, curiosando, quasi lo stesso tempo del pescatore osservato, partecipando in cuor nostro, segretamente, alle stesse sensazioni di paziente attesa e alle stesse emozioni, specie quando vediamo la canna piegarsi per il peso dell'amo carico dell'ambita preda. E allora, perché non provarci direttamente? Ci domandiamo noi. Ma non ci rispondiamo, proprio per mancanza di conoscenza. Come si fa? Come si diventa pescatori? A chi possiamo chiederlo? Non possiamo chiederlo a questi pescatori tanto attenti e concentrati che neppure si accorgono della nostra presenza. Perché, sapete, la prerogativa essenziale di questo sano sport è la massima tranquillità nella più serena concentrazione. Ben pochi di noi sanno, vedendo questi pescatori anziani o giovani, esperti o principianti, quale importante federazione del CONI ognuno di loro rappresenti in quel momento di relax all'aria aperta. Dovremmo invece sapere che ognuno di loro fa certamente parte di una grande famiglia di sportivi, la FIPS, che conta ben circa 600.000 iscritti assistiti da oltre 3.500 società affiliate distribuite su tutto il territorio nazionale. Una bella e grande famiglia la FIPS, certo. Ma se si tiene conto che l'Italia, nazione ricca di fiumi, laghi e torrenti che determinano il settore delle acque interne, è una penisola affacciata sul mare per 9 decimi del suo territorio, con le rinomate coste e le sue meravigliose isole, si dovrebbe concludere che ancora moltissimi potenziali pescatori non abbiano considerato l'importanza e l'utilità dell'associazionismo coordinato e diretto con passione e dedizione da esperti tecnici e validi dirigenti. Poiché riteniamo che tutti debbano sapere quale e quanta importanza riveste oggi la FIPS proprio per chi si vuole avvicinare a questo appassionante e salubre sport, uno dei pochi che si pratica sempre e unicamente a contatto diretto con la natura, nel più rigoroso rispetto dell'ambiente, chiediamo al Presidente Nazionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, onorevole Francesco Colucci, in che misura la FIPS è oggi presente con la sua organizzazione nel settore delle acque marine. Noi siamo presenti in tutte le manifestazioni fieristiche, in tutte le esposizioni che sono organizzate da enti locali, da enti pubblici, da organismi sportivi, dallo stesso CONI, perché riteniamo di rappresentare all'opinione pubblica la nostra immagine e soprattutto di informare i cittadini, gli sportivi, di ciò che fa la FIPS, di ciò che la FIPS sviluppa come attività sportiva, come attività ricreativa nel nostro paese. Partecipazione della FIPS a tutte le grandi manifestazioni e alle varie esposizioni nazionali, ha detto il presidente Colucci. E noi, curiosi, diamo una rapida occhiata a quella più importante, quella di Genova. Informare costantemente l'opinione pubblica. E vediamo le molte pubblicazioni, dedicate ad ogni specialità di pesca sportiva, per il settore vastissimo delle acque interne, per le acque marine che sono al centro della nostra attenzione. Ha detto ancora il presidente Colucci, manuale per le attività subacquee, tanto importante per chi si avvicina a questo affascinante sport che per gli sprovveduti potrebbe essere pericoloso. Vademecum per la conoscenza di tutto ciò che riguarda le acque marine. Annuario sempre aggiornato. Quello che vediamo conferma in pieno quanto ha detto il presidente della FIPS che abbiamo interrotto brevemente solo per sottolineare visivamente l'importanza delle varie iniziative della federazione a favore dei tesserati di tutte le età e delle varie specialità settoriali. I settori della pesca sportiva sono tanti,
e non è facile conoscerli tutti se non ci si inserisce nella grande famiglia della FIPS che ci istruisce, ci assiste, ci aggiorna in continuazione, preparandoci con scrupolosa cura ad affrontare le varie gare di pesca che organizza su tutto il territorio nazionale per i propri tesserati. Normalmente, quando si racconta una manifestazione sportiva in genere, si pensa solo a concentrare tutto sul breve tempo del confronto vero e proprio, trascurando spesso di considerare tutto ciò che fa da contorno alla gara. Pensiamo alla stimolante preparazione psicofisica. Pensiamo all'accurata e ben programmata preparazione tecnica e strumentale, che nel caso della pesca è particolarmente soggettiva, a seconda dell'esperienza e della personale convinzione sulla preferenza o scelta di una buona esca adatta al tipo di pesce da catturare. Ecco il vantaggio enorme dell'associazionismo, della fratellanza sportiva che unisce in ogni momento i pescatori, della partecipazione emotiva al desiderio di far sempre bene, di far meglio, di ottenere il massimo risultato. Tutto questo in un meraviglioso palcoscenico allestito dalla natura, tra stupendi colori autentici e indelebili, respirando a pieni polmoni l'aria esclusivamente pura come quella di una volta, come quando i camini profumavano l'aria solo di brace e non di gas inquinanti. Qui protetti da un mare che benevolmente assorbe i moderni veleni, qui difesi da una cornice di vegetazione ancora carica di clorofilla, che ci filtra e purifica l'indispensabile ossigeno che ci ridà la vita. Quella stessa vita che la città, piano piano, ci toglie con i suoi veleni. Ecco, questo è il consueto campo di gara dei pescatori. Nella gara di pesca non c'è odio, non c'è cattiveria, non c'è violenza. In gara forse c'è solo un po' di naturale invidia verso chi risulta più fortunato, verso chi, più esperto, risulta più abile nel riempire al massimo il fatidico sacchetto che determinerà la classifica finale. La pesca sportiva è uno sport alla portata di tutti e che tutti in assoluto possono praticare, che abbiano o non abbiano barche, che le barche siano a remi o a motore, che i motori siano di 2 o di 200 cavalli. Tutti possono pescare in assoluta parità, uomini o donne, anziani o giovani. Tutti possono pescare su moli o scogli naturali. Tutti possono pescare anche su barconi messi a disposizione dalla FIPS. La FIPS accoglie tutti, organizza per tutti, assiste tutti. Anche chi, certamente più fortunato, dispone di grosse barche d'altura, che con la FIPS non servono solo a prendere il sole, ma servono a misurarsi tra loro in un'affascinante competizione in alto mare. Con queste barche si può gareggiare anche se il mare è arrabbiato e il vento soffia solidale. La gara è gara, l'impegno è impegno. L'importante è partecipare, diceva De Coubertin, anche se poi la preda cercata con tanta fatica può risultare un piccolo incauto tonnetto. Lasciamo le barche d'altura a godersi il panorama delle nostre belle coste e torniamo ad occuparci del pescatore sportivo, che oggi più di ieri ha bisogno di conoscere, di essere aggiornato su tutto quanto regola questa attività agonistica. Il pescatore è un pescatore volontario, un pescatore che tende ad affacciarsi a questa attività con un certo impegno, con una certa passione. Noi gli forniamo tutti quegli elementi, quegli strumenti che possano inserirlo nell'attività federale, che possono anche dare tutte quelle, diciamo, quelle norme anche tecniche, giuridiche, che consentono di svolgere la sua attività sia nell'ambito della nostra federazione per l'attività agonistica che noi sviluppiamo e sia anche come pescatore aderente alla nostra organizzazione, che ha tutti gli strumenti che gli consentono di avere la conoscenza
delle leggi, delle norme che regolano l'attività della pesca nel nostro paese. Norme e regolamenti. Oggi bisogna conoscere tutte le disposizioni che vanno rispettate in ogni momento, anche quando ci si trova impegnati in un campo di gara immenso e libero. Alla fine risulta estremamente utile anche quella attività che svolge la FIPS, preoccupandosi di informarci ed assisterci, garantendoci un sereno e sicuro svolgimento delle gare. La parte organizzativa che la Federazione svolge prima, durante e dopo lo sviluppo di ogni gara non si limita alla richiesta delle necessarie autorizzazioni, ma si estende al reperimento della base di appoggio, dei mezzi occorrenti, delle coppe, delle medaglie e, perché no, anche dello spuntino finale, naturalmente all'aria aperta. Questo è uno sforzo notevole se si considera l'alto numero di gare che la FIPS organizza per i suoi tesserati. Sì, organizziamo gare in tutte le province dove siamo presenti in tutte le province italiane, quindi in tutte le province italiane organizziamo sia gare nel settore mare, sia gare nel settore delle acque interne, quindi noi siamo una federazione sportiva del CONI e quindi come tale abbiamo da svolgere un'attività agonistica, quindi la nostra principale attività è quella dell'organizzazione di gare e di manifestazioni. L'attività agonistica per questo sport è completamente aperta a tutte le età. Sentiamo qual è l'impegno della FIPS verso i giovani. Il nostro impegno è rivolto in modo particolare verso i giovanissimi, verso i ragazzi. Sin dalle scuole elementari noi sviluppiamo una conoscenza dell'attività pescatoria, stiamo impegnando il Ministero della Pubblica Istruzione, i vari provveditorati agli studi sono ormai consapevoli del nostro impegno. Noi riteniamo che la pesca, proprio inculcandola al giovane, al ragazzo, al bambino direi, è un'attività salubre perché si sviluppa in ambienti sani, in ambienti all'aria aperta e noi siamo per difendere, per tutelare l'ecologia, perché diversamente non potremmo pescare, perché dove vi è inquinamento evidentemente c'è una moria di pesci, quindi noi abbiamo bisogno che ci siano acque pulite e noi cerchiamo di adoperarci perché ciò avvenga sia nel settore mare e sia nel settore delle acque interne. Per quanto riguarda le nuove generazioni stiamo sviluppando un notevole programma che riguarda appunto il bambino. Oggi il nostro impegno è rivolto in modo particolare ai giovani. Siccome guardiamo avanti e riteniamo di poter acquisire una maggiore forza rispetto ai circa 600.000 tesserati che oggi sono organizzati dalla nostra federazione, riteniamo che ci sia un potenziale ancora sul piano nazionale ed ecco perché ci rivolgiamo alle nuove generazioni, perché riteniamo che possono rappresentare la continuità e lo sviluppo della nostra federazione. Quanto ha detto il presidente della FIPS, onorevole Francesco Colucci, non può che trovarci perfettamente d'accordo su ogni punto di vista, sia per quanto riguarda la salvaguardia della natura con l'impegno di mantenere le acque pulite, sia per quanto riguarda lo spronare i giovani ad avvicinarsi allo sport della pesca di ogni tipo, che li porta così a passare il tempo libero in ambienti sani, all'aria aperta, nel rispetto dell'ecologia. La pesca è uno sport che li porta ben lontani dalla droga, verso un'indispensabile educazione psicofisica. Uno sport che porta i giovani verso la riconsiderazione e il rispetto dei valori umani e morali, attraverso il costante contatto con la famiglia e con gli anziani. La FIPS guarda avanti, per una maggiore espansione dello sport e della pesca in ogni specialità. La FIPS guarda avanti pronta ad accogliere nella sua grande famiglia tutti quei potenziali pescatori che poi sono la maggior parte degli italiani, che sono quegli italiani che vivono o vanno al mare, sui laghi, lungo i fiumi. Quegli stessi italiani, donne o uomini, ricchi o poveri, anziani o giovani, che rappresentano attraverso i bambini la forza, la continuità e lo sviluppo della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Lo slogan della nostra federazione può essere coniato in questo modo: nonni e nipoti all'aria aperta, fare dello sport, difendere la natura, soprattutto combattere gli inquinatori.